Parlaci di lei, grandi storie al femminile, un programma a cura di Virginia Padovese. Una nuova puntata di Parlaci di lei. Oggi abbiamo il piacere di ospitare ai microfoni di Radio SBS l'attrice Sonia Bergamasco. Benvenuta. Buonasera per me e buongiorno per voi. Con te parliamo di poesia perché la donna che hai scelto di raccontarci è la poetessa Amelia Rosselli. Allora, raccontaci chi era. Amelia Rosselli è una persona con cui ho un'intimità da molti anni, perché in effetti la sua poesia l'ho scoperta per mia fortuna quando ero proprio ragazzina e mi ha accompagnato fino ad oggi sempre. Amelia Rosselli è una delle voci più straordinarie e originali della poesia europea. La sua storia personale è una storia dolorosa, è una storia di ferite che ha a che vedere con la guerra, con il fascismo, la morte del padre Carlo Rosselli insieme allo zio Nello Rosselli in Francia. Carlo Rosselli aveva fondato Giustizia e Libertà e i fascisti lo uccidono insieme a Nello in Francia. E secondo te questa sua vita travagliata e sofferta, come ci dicevi, ha influenzato la sua poetica? La ferita della morte del padre quando lei era ancora una bambina è la sua ferita, dalla quale probabilmente scaturisce anche la sua voce unica di poesia, il suo modo di esprimere nei versi la vita, perché poi era una donna anche estremamente vitale. Lei ha finito di vivere e ha voluto concludere la sua vita violentemente nel 96, buttandosi dalla finestra, proprio perché si era esaurita la sua scrittura, che era la sua vita, la poesia era la sua vita, e quando lei non è stata più in grado di scrivere e si è resa conto che questo non era più possibile per lei, la sua vita era finita. Dalla morte del padre aveva sempre sofferto profondamente da un punto di vista psicologico e patologico. Ma, come dicevo, era una donna anche capace di grandi dolcezze, una donna generosa, amatissima dai giovani, dai poeti giovani e dai giovani che l'hanno conosciuta, l'hanno amata e sono stati anche aiutati da lei. Lei è stata scoperta molto presto nella poesia da Pasolini e da altre voci già affermate della poesia. E da quel momento in poi ha sempre scritto. La sua formazione è una formazione europea perché per via proprio della storia familiare, politica, complessa, ha dovuto viaggiare forzatamente con la famiglia e quindi la poesia vive e gode anche di una lingua che attinge a più lingue, all'inglese, al francese. È stata a lungo e ha anche studiato negli Stati Uniti, poi è nata a Parigi, è vissuta anche in Inghilterra e poi per lunghi anni ha abitato a Roma e ha girato tutta l'Italia. E la sua lingua è una lingua forte, una lingua estremamente musicale, la sua formazione è anche musicale. Lei ha studiato composizione, ha studiato violino, pianoforte ed era alla ricerca continua di una lingua che esprimesse anche attraverso il suono e la forma una sua possibilità di concreta musicalità, concreta possibilità di un ritmo nel tempo. Sonia, anche tu sei molto legata sia alle parole che alla musica perché sei diplomata in pianoforte e in recitazione. Ti ritrovi in questo suo tentativo di rendere la musicalità nelle parole? Beh, io credo che mi sono trovata nella sua poesia proprio perché la stavo cercando e appunto, come dicevo, ho avuto la fortuna di incontrarla presto e non l'ho mai più lasciata. Continuo a leggerla e soprattutto continuo a leggerla in pubblico perché sempre la poesia per me come attrice, ma soprattutto una poesia così concreta e sonora come quella di Amelia Rosselli va detta in voce.
se qualcuno di quelli che sta ascoltando ha la possibilità di andare a curiosare tra i documenti audio e video che ci sono, e ci sono anche non pochi, di letture di Amelia Rosselli, vedrà e godrà di una lettura che, come quella, e diversamente da quella di Ungaretti, è una lettura cantata, solfeggiata, imprevedibile, estremamente affascinante. A questo punto, Sonia, ti chiediamo se ti va di leggerci una poesia di Amelia Rosselli. Sì, avevo proprio aperto il libro, una pagina che amo particolarmente. Mare del bisogno, Cassandra, dagli istintivi occhi blu, la mia prigionia tranquilla è un rovescio del destino assai dolce, assai implacabile. Con tristezza indovino negli occhi del profeta una medaglia che si rovescia al tocco dell'uomo. Oh Cassandra, le tue occhiaie sono le mie preferite celle di rassegnazione, e le tue labbra non suggeriscono altri tormenti che tu non possa conoscere altrove che per questo mio fragilissimo pensare. Ecco, questa è una sua bellissima poesia. Prima ci ricordavi il suo plurilinguismo e tradusse tra l'altro anche le poesie di Sylvia Plath, e c'è qualcosa che la lega particolarmente a Sylvia Plath. Lei morì suicida l'11 febbraio del 96 e Sylvia Plath morì suicida l'11 febbraio del 63. Trovi dei legami tra loro? Secondo te è stata una scelta voluta la sua, quella di togliersi la vita esattamente nello stesso giorno in cui lo fece la poetessa Sylvia Plath? È una cosa così triste, un poeta che muore, un uomo, una donna che muore, decide di morire. Sicuramente c'era tra di loro un filo, un legame. Amelia Rosselli aveva tradotto molte opere, molte poesie di Sylvia Plath, amava profondamente la sua lingua. Prima ci raccontavi che hai scoperto le poesie di Amelia Rosselli molto giovane. Come l'hai incontrata? Sinceramente credo di averla incontrata nei miei vagabondaggi per le librerie di Milano, quando ancora vivevo a Milano e stavo ore e ore ad aprire libri, prima e solo di poesia e poi di tutto nelle librerie. Mi odiavano alla fine, mi volevano cacciare, però qualcosa compravo sempre. E l'ho scoperta anche perché poi effettivamente, malgrado poi la poesia sia così poveretta e così poco conosciuta, però Amelia Rosselli è comunque tra i poeti in Italia tra i più conosciuti e più amati. Sicuramente nelle scuole di teatro si parla troppo poco di poesia e di lettura poetica, lettura proprio da dire per gli attori. E in effetti negli ultimi anni ho cominciato a insegnare in alcune scuole di teatro e sono partita proprio da quello, perché da una parte è una mia passione, è qualcosa che posso condividere con maggiore libertà perché l'ho studiato tanto, ci sono stata tanto sotto, addosso. E quindi ho cominciato con i ragazzi a leggere poesia. Quest'estate, per esempio, ho lavorato in un laboratorio estivo molto bello con ragazzi di tutte le scuole di teatro d'Italia sulla commedia di Dante. E questi ragazzi si sono letti tutta la commedia e poi insieme abbiamo scoperto quanto è bello e quanto paradossalmente può essere anche facile dire i versi, perché i versi ti indicano già come starci dentro, perché hanno già dentro un ritmo segnato e quindi se tu ti metti in ascolto puoi forse più facilmente della prosa sapere come stare, come metterteci. E poi parlando e lavorando alla scuola dello Stabile di Torino in particolare, ho lavorato su Amelia Rosselli a lungo e con mia grande gioia alcune e molte, soprattutto donne devo dire, si sono appassionate alla sua lingua, alla sua poesia, hanno continuato da sole un lavoro pratico proprio, teatrale, sulla sua poesia e sulla sua lingua, che mi riempie di gioia. Credi che ti abbia aiutato nel tuo percorso professionale, sia per quanto riguarda la musica che per quanto riguarda la recitazione, aver conosciuto le sue poesie e le sue opere? Sicuramente, sicuramente. Non so quanto io ho aiutato la sua poesia, ma insomma lei sicuramente ha aiutato molto me.
ho sentito da subito una grande simpatia anche per la persona. Se voi vedete la faccia che aveva Amedeo Rosselli, questa faccia da ragazzino imbronciato, è magnifica. Sonia Bergamasco, noi ti ringraziamo tanto per essere stata con noi oggi e per questo tuo ritratto della poetessa Amelia Rosselli. Grazie ancora. Grazie.